degradati. Signora, lei dov'era quando è successo il crollo? No, facete parlare, signore. Raccogliamo invece adesso un'altra testimonianza. Allora, io stavo sopra, mi stavo preparando per scendere per comprare i dolci. Perché oggi è la festa nostra, è la festa della mamma, è il compleanno di mio nipote. Dovevamo festeggiare stasera. Poi da un momento all'altro ho sentito una signora, correte, correte, se ne è sceso un muro. Mia figlia è scesa e io sto ancora in canottiere. Ancora in canottiere, ho detto adesso scende pure io. Senza... Cosa ha provato quando ha saputo di questo crollo? Ecco qua. Quando sono scesa e ho visto il palazzo che se ne è caduto, ho preso a mia cognata che era la padrona del chioschio, ho preso che stava svenuta, un'altra ragazza pure svenuta, la figlioletta, li ho riaminate perché io sono un'ex infermiere dell'ospedale San Leonardo. Ci sono lavorate per 40 anni e so come si agisce quando qualcuno non si sente bene. E allora ho riamminato sia una sia l'altra, poi ho visto cadere, ci sono mia figlia ha urlato, mamma c'è qualcuno sotto, c'è qualcuno sotto. Ho fatto come una che aveva tanta e tanta forza e poi mi sono crollata anch'io. Quindi lei ha avuto molta paura? Sì, moltissima paura. Mi sono crollata anch'io e mi sono presa 20 gocce di Lexotan. Ma questa non è colpa del pubblico, è della gente che stava in pericolo, perché potevano morire tanta e tanta gente. Da poco infatti era passata la processione. Presso alla processione di San Catello. E San Catello ha dimostrato di farci avere un grande miracolo, che ha salvato la vita di tante persone. Di tante e tante persone. E noi stasera tutti quanti ci inghionocciamo davanti a San Catello. Scusatemi che sto molto emozionato e non parlo ancora molto bene. Andiamo da San Catello per la grazia ricevuta che ci ha fatto a tutti i napoletani e a tutti i devoti di San Catello. Prima andiamo dal Signore, che è Lui che comanda, che quando noi abbiamo un miracolo, loro chiedono la grazia a Dio e Dio riferisce a loro di farci la grazia a noi, a tutti quanti noi. Perciò è uno spavento, devono prendere provvedimento, perché qua siamo tutti abbandonati. Vedete quel palazzo, qua vicino, se ne sta scendendo una preda alla volta, un po' alla volta. Sta scendendo piano piano, piano piano, e noi non dobbiamo morire di crepa cuore, passando di là, avere paura che noi abbiamo il palazzo addosso, qualche preda addosso. No, questo non esiste, devono prendere dei provvedimenti. Fanno al centro qua, Piazza Vescovato, hanno fatto una bella ristrutturazione, hanno messo tutte le panchine, le fontane, i fiori, ma la cosa più necessaria a noi di aiutarci, di farci fare dei palazzi nuovi e le case nuove, per andarci ad abitare dentro tutto il popolo. Questa è la mia dichiarazione che faccio e mi chiamo Concetta Schiavone.